Allora, ecco qua, ci siamo. Purtroppo causa problemi tecnici con sbalzo di energia elettrica. Il bello della diretta è anche questo qui, diciamo. Dai, non ci lamentiamo. Allora, bentrovati amici, eccoci qua, siamo ritornati come al solito puntuali. Un problema tecnico ci ha tenuti fermi per 5 minuti circa, però non succede nulla. Essendo noi rugbyisti, non molliamo mai. Dico bene, Max? Dici benissimo, Nicola, perfetto, ci siamo. Adesso entrano anche i miei colleghi, eh. Allora, sì, tranquillo, siamo qui, non ci preoccupiamo, anzi, vista che ci siamo dovuti fermare causa forza maggiore per una decina di minuti, le recuperiamo alla fine, quindi ci prolunghiamo 10 minuti in più, via, per gli amici a casa. Allora, Daniele, ci sei? Daniele, c'è, eccolo là. Allora, Sì, Daniele c'è. Max, ti volevo dire, Max, no? Stavamo dicendo la tua Ecco. presenza in quella della Sardegna, Sì. come esperienza come uomo, se volevo sapere, insomma, cose che ti ha trasmesso, una persona che ha vissuto il rugby ad alto livello e poi è passato su una situazione diversa, un tuo punto di vista personale. Allora, sicuramente diversa dalla realtà che ho toccato prima, appunto nel continente, come stavo spiegando prima. Sono arrivato qua 4 anni fa oramai come tecnico, perché ho comunque giocato qua per 4 anni, 15 anni fa, sempre in Sardegna, ma come tecnico sono rientrato 4 anni fa e sono rimasto qua, perché è vero che viene a mancare un po' quello che possono essere i numeri, vengono a mancare un po' di cose, un po' di match, di numero di match, però quello che poi trovi qui a livello umano di persone, di ragazzi molto determinati, è una cosa è molto particolare, difficile da spiegare se non la vivi. Certo. Anche perché poi conoscendo il popolo sardo, è un popolo comunque regala tante emozioni proprio a livello umano, quindi a differenza che può essere un'altra realtà, diciamo, il popolo sardo è un popolo che trasmette emozioni. Correggimi se sbaglio, Max. Assolutamente, no, assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che, Siamo rientrati. eccoci, ciao a tutti, diciamo che è come un po' tornare indietro negli anni, no? Che in alcune zone non incontri più, la parola è quella, la parola che danno è Certo, quella. certo, certo. Senti, Max, poi ti volevo parlare, sai che con noi per diverse puntate c'è stato anche per Paolo Cambuti, non so se tu lo conosci, hai avuto modo di conoscerlo, Sì, so che lo certo. stesso come te, sì, lo stesso come te che ha svolto la sua attività anche all'interno di un penitenziario. La tua esperienza all'interno di un penitenziario come tecnico, com'è stata? Mi viene da dire bello, ma non è la parola giusta. È stata un'esperienza molto particolare. È durata 4 anni dove insieme ad altre persone, ovviamente, si è costituita da zero tutta la società. Quindi la squadra composta da detenuti, il campo, le visite mediche, adesso non entro nei dettagli perché sarebbe una cosa troppo lunga, ma sei essere a contatto con persone, perché ovviamente persone sono, ma che hanno nel loro percorso di vita fatto degli sbagli, chi più grossi, chi meno grossi, ti fanno capire tante cose che soprattutto poi le rimetti anche verso te stesso, no? Cerchi di capire dove e perché si può arrivare a fare certe cose. Certo. E Senti, comunque. allora, ti lascio a te. Dimmi, Max. No, dicevo, è comunque sì, un'esperienza del tutto particolare perché andate e ritorno sempre in casa e si entra dentro senza cellulari, ti controllano tutte le volte, 14 cancelli prima di arrivare al campo, quindi sicuramente Immagino. un'esperienza particolare, sì. Immagino, infatti anche in diverse puntate che abbiamo fatto precedentemente ne abbiamo parlato molto di questa situazione, di queste esperienze che molti di voi hanno avuto. Comunque
che segnano in positivo, presumo. No, Certo. segno in positivo. Allora, io volevo un attimo tornare da Stefano, perché lui, non perché è la persona, è il fondatore della società del Rugby Sydney, ma volevo sapere un attimino come mai in Sardegna, diciamo, non si riesce a ritornare ai tempi, agli anni precedenti di 15-20 anni fa. Qual è la problematica principale? Non credo che sia il campanilismo, credo di no, ma c'è un qualcosina che comunque frena un attimino l'attività oppure fa in modo che non vada avanti. Ruben, Ma le ti vedo che... problematiche sono tante, come ha accennato anche Ruben No, fai prima. parlare Intanto stesso. siamo pochi ed è giocare, Poi. fare dei campionati con poche società è veramente complicato. E poi c'è tanta concorrenza. Noi abbiamo a che fare, come ha accennato Ruben, con il calcio, abbiamo a che fare con altri sport molto meno violenti, tra virgolette, rispetto al nostro. E quindi convincere i ragazzi a venire a sbucciarsi le ginocchia o a lussarsi una spalla, portarli in viaggio dalla mattina A alle 4 strappare la maglietta. per andare a Olbia a giocare o andare ad Alghero con 4 ore, 5 ore di viaggio in macchina. È dura ed è difficile. Oltretutto a questo aggiungiamo i problemi economici. Quando vengono da noi più che una birra e un panino non possiamo dargli. Un terzo tempo la domenica con la partecipazione dei genitori, ma è uno sport molto molto povero, poco visto in televisione, e questo logicamente comporta che se i mass media non ci danno una mano, in Sardegna è ancora più complicato. Ma ci siamo noi, Stefano. Qual è il problema? Tu sei Perfetto, infatti è un nel vostro grande. canale. Adesso che abbiamo scoperto, non lo conoscevamo, quindi adesso sarai una nostra vittima predestinata. Sì, infatti, ma attenzione, guarda, ti faccio una confidenza, Stefano, che rimanga solo tra me e te. Io sono 3 mesi che chiamo, 3 mesi fa ho scritto a Max, eh. Max è un uomo molto corteggiato, sai, Stefano, Sì. bisogna stargli dietro, sì, bisogna stargli dietro, Max, Max, ci Non sei? è così, non è così, non Scherzo, è così. Max, scherzo, Adesso ho paura a parlare perché scherzo. non vorrei che ricadesse di nuovo la linea, però non è così. No, sto scherzando, Sai cosa c'è, Nicola? no, non ti preoccupare. Sai cosa c'è che vorrei aggiungere a questo argomento? E Dimmi. ovviamente molti sono venuti in Sardegna, molti che magari ci possono ascoltare, no? In vacanza o per qualsiasi altro motivo, comunque divertente e rilassante, no? In realtà viverci è un po' particolare, bello ma particolare. Ma rugbisticamente parlando, non è come dire Colorno, Parma, Piacenza, Noceto, Ah, tutti qui. certo. Qua tra un paese di rugby e l'altro ci sono almeno quelle 2 ore, 3 ore di macchina che non sono di autostrada, sono anche di strada, diciamo, un po' più complicata. È vero che nel sud dove siamo noi ci sono tre società, ok, il Cagliari, il Capoterra e Sydney e così via, però per andare poi a fronteggiare Olbia, Alghero e Oristano, no? Che sono queste un po' le squadre, devi comunque affrontare dei viaggi molto particolari e devi comunque farle queste partite, no? Cosa voglio dire? Un bambino che va a Certo. fare altri sport dove ci sono molte più squadre si diverte di più magari che purtroppo venire da noi dove ci sono solo 5 squadre e dover per forza ogni volta andare là. Questo Assolutamente. potrebbe essere una Assolutamente sì. cosa, un limite. Ciò non toglie che chi Assolutamente. si avvicina non si allontana più. Chi si avvicina normalmente rimane vicino a te tutta la vita, poi ci sono anche i casi eccezionali. Però, Max, io ti voglio fare anche domanda, no? Ma
livello di comitato regionale, a livello di federazione, c'è l'aiuto, non c'è un aiuto, non dico economico, che forse quello non ci sarà mai, però a livello anche logistico, cioè il comitato regionale vi dà una mano, a voi ma anche alle altre società ovviamente, la FIR vi sostiene in qualche cosa oppure no? Bah, queste due enti che hai diciamo pronunciato sono due enti con cui tratta direttamente il presidente, il vicepresidente e quant'altro. Io so che certo non lo so dal punto di vista economico, non è il mio campo, ma ci sono, abbiamo appunto i selezionatori della FIR, che della Sardegna ovviamente, che vengono, io stesso lo sono stato un paio di anni fa quando in un'altra società, ero appunto selezionatore FIR per la Sardegna, ma comunque viaggiano, vengono a vedere e si cerca di fare la famosa squadra che poi andrà a competere con le altre regioni. La difficoltà è sempre la stessa, prendi i migliori giocatori sardi, che sono giocatori validissimi, che però hanno poca esperienza sul campo. Quando vanno a giocare contro il Veneto, vanno a giocare contro alcune altre realtà, è ovvio che lì hanno imparato tanto, ma non portano a casa il risultato. Capisco, capisco. Poi, forse Ruben, correggimi, il messaggio Ruben è arrivato. Correggimi se sbaglio, ecco. No, no, è proprio così, proprio così. I ragazzi, abbiamo visto che quando i nostri ragazzi sono coinvolti in altri contesti, dove si gioca tutte le settimane, si gioca a un certo livello e li conosciamo quali sono, e i risultati arrivano. Perché Cristian, abbiamo il caso del nostro giocatore che è arrivato, che adesso, grazie a Dio, alle Fiamme Oro, però si è fatta tutta la trafila delle nazionali giovanili. Dunque vuol dire che anche al nostro interno ci sono le potenzialità per arrivare a un certo livello. Capito? E noi ci crediamo, certo, per quello siamo ancora qui a rovistare dappertutto, a grattare sperando che venga fuori qualcosa, perché non, sicuramente non ci fermeremo. Crediamo nella nostra funzione, anche nella nostra funzione sociale, se no non staremo qui a faticare per che cosa? Soprattutto in quest'anno micidiale, capito? Saremmo dovuti scomparire. Però non ci siamo ancora. Io ci credo ancora. No, ma infatti, bisogna sempre crederci fino alla fine, perché io, a parte l'anno con la pandemia, che comunque ha fatto sì, questo non è che lo dico io ma lo dicono fonti autorevoli, ha fatto sì che un po' in tutte le attività sportive, tutti gli sport, ci sia stato un abbandono, diciamo, da parte degli atleti in età adolescenziale, in età giovanile. C'è stato un forte abbandono delle attività sportive, però è ovvio che comunque questo non dipende sicuramente da Sina e Rugby oppure da che. Quest'anno la pandemia ha fatto un casino. Comunque, detto questo, fatemi tornare un attimino da Sara, perché volevo farti due domande specifiche. La prima domanda è questa: che ne pensi tu, in qualità comunque di giocatrice anche ex nazionale, dell'attuale situazione del rugby femminile in Italia? Qual è il tuo pensiero dell'attuale situazione? Per il rugby femminile in Italia il mio pensiero non può che essere positivo, cioè è un buonissimo momento per noi, anche perché nel rugby mondiale in questo momento siamo al 7° posto, quindi noi stiamo andando alla grande, quindi sono felicissima dei risultati e spero che questo possa chiaramente fare in modo che arrivino delle ragazze anche in società. Anche perché ho saputo che quest'anno il 6 Nazioni femminile verrà giocato primavera ed estate, quindi proprio per rendergli maggior risalto. Quindi speriamo bene anche per tutto il resto del rugby femminile. Capito. Allora, sai, ho fatto questa domanda, è una domanda che ho fatto anche a qualche altra ragazza che è stata la mia ospite nelle puntate precedenti, no? Secondo te il rapporto che c'è tra un giocatore di un certo livello, diciamo di Serie A maschile, un giocatore di Serie A femminile,
viaggia di pari passo, oppure il giocatore di Serie A maschile è più agevolato di una ragazza invece che giochi in Serie A? A parte il compenso che la ragazza, che le rugby femminile non viene corrisposto quasi mai nessun compenso, invece di parte. Come sarà? Scusami, non ti ho sentito. Che ne pensi? Non ho sentito proprio la domanda. Scusami. No, ti dicevo, che ne pensi? Che ne pensi tu del fatto che il rugby maschile è privilegiato, invece il rugby femminile no, a livello di Serie A, a livello di rugby di un certo livello? Beh, questo lo è sempre stato e penso che per noi sarà duro far cambiare le cose, però penso che con i risultati e con il duro lavoro, secondo me, siamo in grado di cambiare le cose, anche perché sinceramente penso che noi dal punto di vista calcistico femminile abbiamo raggiunto risultati molto più importanti rispetto a quello maschile, quindi spero che piano piano le cose possano cambiare, anche se sarà dura, quello è sicuro. Domanda, con i risultati. Per quale motivo la pallavolo femminile o il tennis femminile a volte è più visto rispetto a quello maschile? Perché? Perché? Questa è una bella domanda. È più facile da vedere, è più coinvolgente. Un Nadal diventa quasi un mostro. Invece la donna che gioca a tennis, sì, è molto più vicina alle nostre qualità, è più umana. E quindi anche nella pallavolo a volte non si vede la palla schiacciata dal maschio, mentre la donna fa delle giocate molto più commiserate alla realtà, di noi che giochiamo, che abbiamo giocato. Non lo so cosa ne pensate. Assolutamente sì. No, sono penso che sia bello anche avere una bella partita di rugby femminile, sinceramente. Certo, infatti, si vede molto volentieri. Non può essere apprezzata da un grande pubblico, quello sicuramente, però. Ma no. Ormai. Sicuramente una gara di rugby femminile regala più emozioni del maschile attualmente in Italia, sicuramente. Nicola, se vuoi, posso dare i risultati. Un altro dettaglio tecnico, secondo me, a riguardo. Dimmi, Max, dimmi pure. Avendo avuto appunto l'esperienza di aver allenato anche la Serie A femminile e come una Serie B maschile o Serie A maschile, ho notato una differenza sostanziale. Se per, diciamo, la parte maschile c'è un po' più di parte atletica, no? Quindi un po' più di prestanza, non so come dirla, la parte invece femminile, il rugby femminile è tutta un'altra cosa, perché arriva da qua. La concentrazione che mettono, ma soprattutto la determinazione che mettono, che gli nasce per altre motivazioni diverse dall'uomo, ti appassionano quando le guardi, perché te lo trasmettono mentre giocano. Non so se è chiaro quello che dico. Ma sì, certo. Forte, chiarissimo. Ma è quello che succede anche alle nostre giovanili. Noi abbiamo dei giovani che sono entrati anche in nazionale, e la cosa ci ha fatto estremamente piacere, ma sono entrati non per il fisico, sono entrati principalmente per la tecnica. Però noi sappiamo benissimo che spesso e volentieri non possono andare i nostri ragazzi, perché non sono alti 1,90 m e perché non sono potenziati muscolarmente, cosa che francamente ci lascia molto perplessi. Le stesse cose che hanno danneggiato a me sicuramente. Nel proseguo. Guarda che c'è una famosissima... Stefano, ti c'è una famosissima frase detta da, se non vado errato, da Gianalomu, che diceva che i campioni non si costruiscono in palestra, cosa che attualmente invece avviene. Cioè tu non puoi costruire un giocatore di un certo livello in palestra,
Ah, ci vogliono altri mezzi per poter costruire un campione. Certo, però quando sì, si ma scontano... infatti cosa succede? Che quando poi le squadre, tu non puoi mettere in campo una persona che è la tutti i tuoi 15 che sono esattamente la metà degli altri, perché fisicamente potrebbero non farcela, no? Ma quando vai ad equiparare questa situazione, quando vai a equiparare questa situazione, magari ne perdi un po' di tecnica, però vai a pareggiare una situazione fisica molto forte, per esempio potrebbe essere, no? Certo. Ma e poi adesso certo, è tutta una competizione fatta sulla forza, fatta sull'urto, fatta su momenti che francamente nelle donne questo non si vede. Nelle donne non si vede la violenza che c'è negli uomini, non si vede l'impatto che c'è negli uomini. Si vede molto di più la tecnica rispetto al placcaggio ripetuto, alla racca ripetuta, allo scontro proprio fisico in tutti i punti del campo. Vero. Nelle donne Stefano, questo dipende sempre dalla loro testa, perché se tu all'uomo gli dici sbatti sullo spigolo, l'uomo sbatte sullo spigolo, la donna ti dice ma se ci sbatto di fianco non mi faccio meno male, e quindi lo prende lo stesso con più astuzia. Ovvio che l'urto non è quello che dovrebbe essere, ma forse è anche più bello da vedere. Però dai, qui stiamo entrando in discorsi di particolari. Allora io volevo andare anche da Daniele, l'altra volta mi è rimasto impresso che mi ha detto che invece per quanto riguarda il beach rugby ultimamente le donne stanno giocando meglio degli uomini, mi sbaglio Daniele? A livello di beach rugby si vede un bel movimento di donne per quanto riguarda il beach rugby? Sì, diciamo che comunque uno sport, vabbè, la sabbia è una superficie faticosa e diciamo che i 100 kg soffrono, no? Quindi la donna riesce ad essere un po' più leggera sulla superficie sabbiosa, a sprofondare un po' di meno, pagarla un po' di meno, e quindi riesce anche a produrre, magari ad avere delle skills che un uomo alla lunga paga, invece la superficie soffre la fatica e non produce. A livello di risultati, anche lì negli europei, che è l'evento internazionale, l'unico evento internazionale che al momento viene giocato, le donne stanno avendo ottimi risultati. Quest'anno c'è stato poi l'arrivo nella nazionale di Bezzati, che comunque ha portato qualità, e di conseguenza sì, diciamo che il livello è alto, si è alzato, e i risultati ci sono al pari del 15. E poi sinceramente anche lì è che il beach premia anche sotto un altro aspetto le società che hanno intenzione di diciamo livello. Il beach è molto utile, e questo l'abbiamo visto anche chiacchierando con i vari Federico delle donne etrusche, che sfruttano il beach per mantenere un livello atletico alto, perché altrimenti funziona sia per le donne che per gli uomini, però loro lo hanno, queste riflessioni le ho fatte con allenatori delle femminili. Fare attività estiva significa non ripartire da zero nella preparazione a fine agosto. Certo, ovvio. Il campionato italiano beach è dalle società più interessate a mantenere un buon livello, poi in Sardegna, per capirai, dovrebbe essere la patria, quindi ci sta, la zona di Cagliari in particolare, il sud in particolare, che è più sabbiosa, permetterebbe la grande. Ma credo che ci sia anche un progetto di 4 tappe di beach la prossima estate. Sì, cioè la prossima estate. Sì, dovrebbe esserci 4 tappe che... Ragazzi, ho fatto una riunione la settimana scorsa, credo com'è? Ci dovrebbe essere qualcosa in programma. Sì, no, sì, ci dovrebbe essere qualcosa in programma proprio credo ai primi di luglio, adesso non sono sicuro, non mi ricordo quando. Ci dovrebbe essere, comunque ha ragione Daniele, sì. Ma anche nel nostro quarantennale per venire giù, bravo, c'era il beach rugby, era proprio era il momento essenziale del nostro anniversario. Poi purtroppo è successo che lo tsunami ci ha portato via tutto. Vabbè, vorrà dire che
Recupereremo il 2021, dai Stefano, non ti preoccupare. Assolutamente sì, penso che siamo fiduciosi. Dopo, semmai possiamo documentare il tutto, magari per una puntata estiva. Che ne sai? Intanto con Daniele già ci siamo organizzati per l'X Master, quindi possiamo organizzare anche con voi, non è un problema. Noi siamo pronti, sì. È stata facendo. Sì. Allora, io volevo tornare un attimino. A questo punto sono tutti invitati. Esatto, bene. Esatto. Allora, io volevo fare un'altra domanda a Stefano, Ruben, Max e Sara in particolare. Siamo, diciamo, a ridosso delle elezioni per il presidente della FIR. Tra i vari candidati che ci sono in giro, in circolazione, avete qualche idea, diciamo così, qualche persona alla quale siete un po' più legati? Non ti sento, Nicola, va via la voce. Ah, è andata allora, via completamente. Siamo a livello adesso, parlamentare. Adesso mi sentite, sì. Sì, sì. Adesso bravi, sì. Bravi, ottimo, ottimo questo. Bravissimo. Guarda, bravissimo. Tutti quelli che sono venuti in Sardegna a presentarsi ci hanno sempre offerto questo specchietto delle allodole. Dai, votateci che vi manderemo a giocare in campo nazionale. Ok, ho capito. Stiamo ancora aspettando. Sì, perfetto. Stiamo ancora aspettando. Immagino che siete in attesa ancora. Siamo in attesa. Perfetto, capisco. Sempre fiducioso. Perfetto. Comunque, era un motivo anche per capire com'era la situazione politica federale del rugby in Italia. Beh, comunque non abbandoniamo questo discorso che ci porta su una brutta strada. Allora, volevo un attimo tornare da Max e parlare. Max, quali sono i vostri obiettivi per il futuro, diciamo, non nell'immediato, però diciamo per il prossimo futuro? Beh, il prossimo futuro sicuramente, facciamo finta che non ci sia più il Covid, giusto? Esatto, facciamo finta che Covid a parte. Ok, riprendere come anticipava Sara prima, immediatamente il reclutamento con i bambini più piccoli, partendo anche dai 5-6 anni, cercando appunto di farci conoscere nelle scuole, di farci conoscere sui social, di farci conoscere facendo delle come si dice, in giro per il paese, per la città, per tutta la zona, delle manifestazioni. E sicuramente reintegrare tutti quei ragazzi che con il Covid, per un motivo o per un altro, non stanno venendo o stanno venendo meno, anche se vengono in tanti, qualcuno non viene, e appunto rimpinzando anche la squadra, cercando di dare a loro la miglior parte tecnica possibile, perché possono affrontare il loro campionato e passando magari le fasi andare ad affrontare una squadra continentale nel miglior modo possibile, e ricostruire una C che diventi competitiva, perché si vuole andare in Serie B. E aggiungerei anche e per ultima, appunto, brava Sara, per ultima ma non ultima, ricompattare, ricostruire una squadra in femminile qua nel nostro paese, sperando che lo facciano anche gli altri, così da fare un campionato. Beh, chiaro, a livello regionale, chiaro. Scusami Sara, mi sorge spontanea una domanda, ma hai mai pensato tu ne hai inteso come rugby Sydney, di coinvolgere anche altre società insieme a voi e fare magari un qualcosa insieme per quanto riguarda il rugby femminile? Visto e considerato anche le ragazze delle Sardane e quant'altro? Sì, diciamo che si è sempre cercato, però come dicevamo prima anche le Sardane sono da noi distanti comunque quelle 3 ore e mezzo, 4 di macchina, quindi comunque incontrarsi non è semplice. Quindi sarebbe magari vedersi quella volta magari ogni 2 settimane cosa, quindi non è che si possa costruire così facilmente comunque una squadra. Però, ripeto, cercheremo di almeno di farlo con quelle del sud Sardegna, perché comunque
c'erano tante piccole realtà, come dicevano prima, quella del Cagliari, Oristano, sì, ne c'erano diverse, quindi secondo me con un po' di lavoro e impegno possiamo magari ricostruire qualcosa, è difficile, però sì, ci proviamo assolutamente. E magari tirar fuori una bella realtà comunque sia, voglio dire, che comunque il rugby sardo sono anni fa dominava la scena italiana, diciamo, anche con il Vigile del Fuoco c'è qualche presenza importante da di voi, mi sembra. Sì, Viviano, nella vostra società. Sì, è un allenatore dell'Under 16. Quindi, diciamo che sarebbe poi un peccato magari abbandonare e lasciare un rugby femminile che secondo me, ma secondo molte persone, l'unica realtà competitiva in Italia per quanto riguarda il rugby, però e anche è perché rugby, perché leggo anche... scusami, dicevo, siamo riusciti a farlo 20 anni fa, quindi perché non riuscire a farlo oggi, quindi esatto, infatti mi trovo d'accordissimo con te. Allora, io direi che comunque siamo quasi giunti alla fine, ragazzi. Prima di congedarci, voglio un attimo salutare la nostra emittente televisiva FM TV, canale 211 del Digitale Terrestre, in streaming su www.fmtv.live. dove potete rivedere tutta la puntata sia di oggi ma anche le puntate precedenti, sia in streaming che in replica il sabato mattina alle 11. Poi volevo un attimino ringraziare in primis tutta la società del Rugby Scene che comunque si è resa disponibile, la persona di Max in primis e poi anche Sara, Stefano e Ruben. E anche se purtroppo stasera abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, però abbiamo fatto in modo di portare a termine la puntata. E volevo ringraziarvi, volevo ringraziare anche Daniele Battisti per la sua presenza sempre puntuale, che ci sostiene da qualche puntata e sarà con noi penso fino all'estate. Allora, prima di lasciarci, volevo che Max, dove possono rintracciarvi le persone che ci seguono da casa, pagina Facebook, Instagram, se ci dai le coordinate così. Certo, niente, seguendo appunto, entrando dentro Facebook o Instagram, digitando Rugby Scene i Sette Fradis, incappate nelle nostre pagine, dove possono seguire le nostre attività, conoscere i nostri coach e vedere tutto quello che facciamo durante l'anno. Assolutamente. Poi Daniele, invece te dove posso rintracciarvi gli amici da casa? Com'è? Su Facebook, sulla pagina Senigallia X Master. Dico, dove possono... Su Facebook, sulla pagina Senigallia X Master. Sì, Senigallia X Master Beach Rugby. E su Instagram, su Beach Rugby _ XM, sarebbe X Master. Perfetto. Allora, ricordo agli amici che ci seguono che comunque per partecipare e prenotare una puntata del mondo rugbyistico basta scriverci sulle mail nostra come di consueto, oppure seguiteci sulle pagine Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. E ricordo a tutti gli amici che tutte le puntate andate in onda le potete rivedere sul canale ufficiale YouTube di Mondo Rugbyistico, quindi che se la fosse persa la può rivedere tranquillamente. Allora, io saluto tutti gli amici da casa, saluto tutti gli amici qui in diretta con me e vi ringrazio per la disponibilità. Un saluto Max, un saluto a Sara, un saluto a Stefano, Ruben, ciao, un saluto Nicola. E un saluto a Daniele Battisti. Grazie mille, grazie, e vi auguro una splendida serata. Grazie, grazie a te. Ciao Daniele, ciao Nicola. Ciao.